Perde palla l'attaccante del Bari. Riparte l'Egitto. Lo fa con Hassan. La distanza è buona per cercare il tiro ed è un gran gol. Grandissimo gol da parte di Hassan Hamed. Dopo 4 minuti di gara, grande gol, si è aperta la retroguardia sudafricana. Non ci ha pensato due volte il numero 17 egiziano nel scagliare questo violento fendente. Lo rivediamo, vedete come si apre, va timidamente a chiudere Fish, ma da almeno 25 metri il destro di Hassan è una sassata imprendibile per Balowi. Eccolo ancora da quest'altra angolazione, inquadra la porta, prende la mira, destro imprendibile per Balowi e quindi gol dell'1-0 dopo 5 minuti nel corso del primo tempo. Ancora la conclusione di Hassan Hamed e la sua gioia. 1-0, giocatore dell'Udinese che ha disputato comunque una Coppa d'Africa a buoni livelli. Ecco intanto il tecnico egiziano Hal Gohari. Sulla palla Ramzi, in agguato Ossam. Questo schema riesce Tarek, gol del 2-0. Grandissimo schema su calcio di punizione per l'Egitto e Tarek porta la formazione egiziana sul 2-0. Grande schema, Sudafrica fermo e Egitto che va sul 2-0 con il suo attaccante esterno di sinistra, Mustafa Tarek. Rivediamo ancora Ramzi di prima, Hossam, arriva Tarek, colpo d'incontro, Balowi battuto. Vedete come ci siano giocatori sudafricani che in barriera si voltano, sono letteralmente sorpresi da questo 1-2 che dopo 12 minuti porta l'Egitto sul 2-0. Gol credo provato, schema provato più volte in allenamento e che riesce in partita